Grazie a tutti per essere presenti, grazie anche agli organizzatori di questo incontro che mi hanno dato il permesso mi hanno invitata addirittura a esprimermi in questo contesto. Come è stato detto, io sono docente di lingua araba, quindi ho a che fare con cose così semplici e logiche e comprensibili come le regole della grammatica e della sintassi. Purtroppo qui si parla di argomenti molto, molto più complessi, che anche nella mia formazione come accademica non rientrano. Ho però un'esperienza personale. Qualunque arabista abbia studiato la lingua araba in posti fuori dal mondo arabo ha poi completato la sua formazione con evidentemente soggiorni in loco e con tutta una serie di contatti diretti con la popolazione araba. Ma non è tanto questo quello di cui ovviamente vorrei parlare stasera. Leggendo il libro che abbiamo oggi davanti a noi, questa analisi della Palestina come appare nei libri di testo scolastici di Israele, non posso fare a meno di lodare l'estrema minuzia con cui è stata condotta questa ricerca che affronta la questione non soltanto nei termini del contenuto del testo, ma anche nei termini della dislocazione delle immagini, di come le immagini servono a corroborare quanto è scritto e a volte anche a dare informazioni aggiuntive a seconda degli elementi che rappresentano o anche della loro collocazione all'interno del testo. Leggendolo però appunto non credo di essere in grado di fare un'analisi dettagliata e mi sembra che il lavoro sia assolutamente esaustivo sull'argomento, quindi il consiglio è quello di leggerlo e leggerlo con molta attenzione. Ma leggendolo mi sono venute in mente alcune considerazioni ed è queste. Sono queste quelle che vorrei condividere. Mi ha colpito soprattutto il tema centrale di questo testo che afferma il messaggio colonialista di Israele, secondo cui Israele rappresenta il progresso, e quindi l'Occidente, contro l'arretratezza e la tradizione che invece caratterizzano l'Oriente e quindi la Palestina. Ecco, leggendo questa affermazione che viene doviziosamente esplicitata con esempi e con analisi minuziose, non ho potuto fare a meno di farmi venire in mente l'orientalismo, cioè il modo in cui io stessa e molti miei colleghi siamo stati formati nelle accademie italiane quando abbiamo deciso, per nostro vantaggio o per nostra sfortuna, non lo so, di studiare fra le tante lingue che l'Università di Torino ci offriva proprio la lingua araba. Ecco, io mi ricordo che ho iniziato a studiare nel 1987, quindi un bel po' di tempo fa, ma neanche poi così tanto tempo fa. Quando ci siamo laureati, eravamo in due a Torino ad avere studiato la lingua araba per 4 anni. Eravamo anche le prime due da Torino ad andare a compiere soggiorni estivi di lingua araba nei paesi arabi. Io ho studiato a Torino, ma ho studiato anche a Tunisi. Sono stata la prima studentessa di Torino nel 1987 a decidere di andare a studiare all'estero come quelli che studiavano inglese, francese e via dicendo. Perché fino allora nessuno era mai andato e il nostro professore, un bravissimo linguista al quale sono riconoscente per quello che mi ha insegnato di grammatica araba, ci diceva non andate nel mondo arabo perché una mia conoscente ci è andata e si è presa l'epatite virale. Quindi consigliava vivamente di non frequentare, di studiare, ma di non frequentare. La lingua, la cultura del mondo arabo venivano studiati e in parte vengono ancora studiati come una lingua morta. Mi ricordo il mio professore che mi diceva: ma perché ti piacciono tanto gli arabi vivi con tutti gli arabi morti belli che abbiamo? E questo è stato la nostra formazione partiva da questo. La lingua araba era vista come una lingua molto importante, una lingua di cultura, una lingua con un patrimonio letterario infinito, ma con nessuna curiosità di incontro, nessuna curiosità verso le persone che ancora oggi questa lingua continuano a parlare.
Quindi si trattava di una rappresentazione molto ideologica del mondo arabo e non di un'effettiva conoscenza. Anche dal punto di vista linguistico, l'opera che abbiamo davanti analizza i manuali di storia, di educazione civica e di geografia. Ma io devo dire che ho subito l'orientalismo e non è stato facile liberarmene anche attraverso le grammatiche. In Italia la grammatica araba per eccellenza la scrisse una donna, una grande arabista che si chiamava Laura Veccia Vaglieri, nel 1914 e ancora oggi la sua grammatica è considerata il testo fondamentale più sacro del Corano nell'arabistica italiana. Ora nel 1914 né gli arabi né gli occidentali avevano ancora dimestichezza con termini del tipo computer, ma anche solo automobile, telefono. Quindi noi che studiavamo e quelli che studiano oggi l'arabo in Italia su questo testo hanno automaticamente un'idea degli arabi privi di ogni forma di tecnologia. I verbi. Uno dice, ma come si fa ad avere dei pregiudizi nell'insegnare, nell'imparare il sistema verbale, no? Una cosa così neutra e asettica? Beh, proviamo a pensare alle tre coniugazioni italiane, no? Inare, ere, ire. Gli esempi che troviamo su tutte le grammatiche sono verbi gentili. In genere con are si sceglie il verbo amare, non odiare. Con ere, non so, in genere, bere, vedere, non so, vedere un po' irregolare. Ecco, in arabo, chi studia l'arabo, chi studiava e chi studia ancora su questi testi, impara la lingua sulla base del verbo katala, che in arabo, così come in ebraico, significa uccidere. Quindi io studio l'inglese e studio I eat, you eat, he eats. Studio l'arabo e studio lui, io uccido, tu uccide, lui uccide. Poi l'arabo ha 10 forme verbali che esprimono la modalità con cui viene realizzata l'azione. Quindi io uccido con forza, io uccido ripetutamente, che come si fa a uccidere ripetutamente? È anche difficile capirlo. Quindi il verbo per eccellenza che rappresentava, e questo ti entra dentro, cioè non puoi fare a meno di non unire un'immagine, una percezione dell'arabo a questo verbo che sei obbligata a studiare costantemente, senza parlare degli esempi. Ne ho segnati alcuni che i miei ragazzi conoscono benissimo perché ci ridiamo spesso sopra, ma voi avete presente le frasette che si trovano sui libri di lingua straniera, no? The cat is on the table è la più famosa, il gatto è sopra il tavolo, cosa ci faccia sopra il tavolo, sotto il tavolo, e sono fatti suoi, però è una scena abbastanza neutra immaginarsi questo. In arabo noi avevamo da tradurre frasi del tipo, le ho citate, posso darne prova, ho visto un vecchio che picchiava un bambino con violenza. Cioè, ma quanti di noi hanno visto un vecchio che picchiava un bambino e soprattutto con violenza? Oppure fortunato l'uomo le cui donne sono virtuose. O ancora, dove sono i servi di tuo padre? Quelle frasi che ognuno dice costantemente nella lingua del giorno. Ne è stata fatta una versione 2 anni fa dal più grande istituto universitario che si occupa di lingue orientali. Mi piace poco dire orientali perché io insegno l'arabo. L'arabo è parlato in Marocco. Marocco in arabo vuol dire occidente, quindi mi ritrovo poco a insegnare il marocchino, che vuol dire occidentalino, in un ambito che invece deve chiamarsi Oriente. Il Marocco, ricordo, è più a occidente dell'Italia, quindi anche geograficamente non ci sta proprio l'orientalismo. Ecco, allora, l'Istituto Orientale di Napoli, la culla degli studi colonialisti, orientalisti, ha recentemente deciso che era ora di snellire questa grammatica della Veccia Vaglieri del 1914 e la docente del luogo, quindi un orientalista vivente oggi nel 2016, ha rifatto questa grammatica. Ecco, uno degli esempi più belli che ho trovato è stato quando il medico mi ha infilato un ago nel fianco, mi ha fatto male. Avete mai tradotto una frase del genere per imparare l'inglese? Cioè, non ne vedo la necessità. Le frasi temporali in arabo esistono, ma
quando può essere seguito da un miliardo di situazioni diverse a quelle del medico che infila l'ago nel fianco. Ecco, senza parlare del fatto che tutta l'esplicazione delle regole era basata sul noi e loro, quindi noi diciamo così, loro dicono cos'ha. Ma cioè, mi sembra ovvio che se si studia una lingua straniera non si ritenga che si dicano nello stesso modo le cose, perché sarebbe inutile studiarlo. Ovviamente tutto in negativo ciò che riguarda l'arabo, per cui l'arabo ha dei suoni come la sad, la ain, la kha, anche molto complessi, che l'arabo, che l'italiano non ha. Ma non viene detto l'arabo ha dei suoni che l'italiano non ha. No, ovviamente si va a vedere, a fare le pulci dove l'italiano ha dei suoni che l'arabo non ha. Quindi viene sempre specificato, in arabo non esistono le vocali e o, in arabo non esiste la p, tremendo. Però non viene mai notato che invece ci sono molti altri fonemi che noi non utilizziamo. Senza contare la terminologia, a dir poco bizzarra, che obbliga i poveri studenti di lingua araba a cimentarsi con categorie grammaticali del tutto avulse dal normale studio linguistico, per cui siccome si deve cercare di far avvicinare la grammatica araba di una lingua semitica quanto più possibile alla lingua latina, che è il centro, il fulcro di tutta la storia linguistica dell'umanità, allora si cerca disperatamente di utilizzare le categorie del latino per adeguarle a quelle completamente diverse dell'arabo. E quindi gli studenti sono obbligati a studiare cose del tipo il modo condizionale iussivo, o anche detto apocopato, che sono termini assolutamente difficilissimi che servono a storcere la grammatica araba per cercare di adeguarla a quella latina. Questo per quanto riguarda alcune considerazioni per quanto riguarda i libri di lingua su cui ho studiato, ma ho studiato, ahimè, anche su libri di storia che parlano, per esempio, degli arabi esplicitando rozzi conquistatori, o ancora su libri di letteratura, e qui mi spiace citarlo perché il libro di storia della letteratura araba più importante in Italia parla del Corano e, ahimè, si permette di dire che il Corano è un testo noioso. Io credo che noioso non sia una categoria propria della critica letteraria e credo che anche la Divina Commedia possa risultare noiosa a chi l'ascolta per la prima volta. Ho fatto anche parte in questi anni di una ricerca che è stata svolta a livello europeo su come l'Islam viene presentato nei libri di testo delle scuole europee. Io mi sono occupata ovviamente dell'Italia, con una ricerca condotta dal pastore valdese Giuseppe La Torre, che verrà pubblicata prossimamente. Ecco, ho trovato delle chicche, di cui ve ne voglio segnalare due perché sono veramente ineguagliabili. Una parlava della moschea e spiegava che in moschea ci si toglie le scarpe. Ora voi sapete che c'è un senso del sacro e del profano nella religione musulmana, così come in quella ebraica, che non c'è nella religione cristiana, ma che fa sì che per accostarsi al sacro l'uomo debba compiere una serie di atti rituali di purificazione. Ecco, questo è il motivo per cui i musulmani si tolgono le scarpe e compiono una serie di abluzioni rituali prima di entrare in contatto con il sacro. Beh, su questo libro della scuola dell'obbligo italiano i ragazzi imparano che ci si toglie le scarpe perché in moschea ci sono dei bellissimi tappeti e i musulmani non vogliono rovinarli. Così come anche si spiega, c'è cioè questo libro molto bello delle scuole medie, che cerca anche di dare una spiegazione alla crisi economica che alcuni paesi arabi, non si può dire tutti ovviamente, se pensiamo a quelli del Golfo, la crisi economica che alcuni attraversano. Ecco, la colpa era scritta, tra le altre cose, per fortuna, al fatto che l'Islam vieta ai suoi credenti di mangiare la carne di maiale e di bere il vino. L'autore faceva notare ai ragazzi italiani che se pensiamo a quanto sono influenti nel prodotto italiano le industrie dei salumi e quelle enologiche, possiamo benissimo renderci conto del perché i paesi arabi stiano attraversando momenti di grave disagio economico. E
mi fa piacere che queste cose vi facciano sorridere, per noi sono state motivo di coercizione molto forte. Io devo riconoscere che ci ho messo molti anni a liberarmi di questa strettissima gabbia in cui cercavano di rinchiudermi, e sono grata anche a una persona che è oggi qui presente, che è stata una professoressa di antropologia dell'Università di Torino, che nonostante sapesse che io venivo dalla scuola dell'orientalismo, mi propose di tenere 3 lezioni al suo corso. Io avevo una paura pazzesca, perché mi rendevo conto che io avevo una rappresentazione del mondo arabo formata da quello che faticosamente avevo per tanti anni studiato. Credo di non aver mai studiato così tanto come per preparare le 3 lezioni che fece il corso della professoressa Maher per antropologia culturale, ma proprio queste mi aiutarono, e non solo queste, però, a cercare di snellire questa formazione di base, e spero di non tramandare cose del genere ai miei studenti, perché me ne sentirei davvero in colpa. Il problema è che così facendo c'è davvero il rischio di creare due mondi diversi, uno del tutto inventato e l'altro invece vissuto, per rappresentare un'unica realtà. E allora vorrei concludere queste brevi annotazioni con una frase che afferma con forza quanto questo possa succedere. Parla nel libro l'autrice del massacro di Kafr Qasim, e dice: le storie personali dei sopravvissuti di Kafr Qasim risuonano come le storie degli ebrei nella Valle della Morte. Sono storie che ogni bambino arabo conosce a memoria e che nessun bambino ebreo in Israele ha mai udito. Ecco, io credo che sia davvero importante e necessario conoscere le storie degli altri, dalla bocca degli altri, dal modo in cui gli altri le hanno vissute, elaborate, e in cui ora ce le raccontano. Quindi sono grata all'autrice per lo sforzo che ha compiuto in questa analisi, che può servire di base non solo per analizzare, come ha fatto magistralmente, la rappresentazione della Palestina nei libri di testo di Israele, ma un po' tutte le rappresentazioni dell'altro, e nella fattispecie degli arabi e dei musulmani, nella nostra formazione iniziale e nella formazione dei giovani.